Una ragazza mi dice che non riesce a dormire, o meglio, che si sveglia tutte le notti alle 3 e un quarto e poi non si riaddormenta più. Incuriosito le chiedo come faccia a sapere che si sveglia tutte le notti alle 3 e un quarto e lei mi risponde che appena sveglia la prima cosa che fa è controllare l'orologio. Le do allora una semplice prescrizione, da qui alle prossime 2 settimane, quando ci rivedremo, dovrà ogni sera, qualora si dovesse risvegliare, rimanere nel letto e non guardare assolutamente l'orologio. Nella seduta successiva torna meravigliata. Mi dice che la prima settimana si risvegliava, ma non controllando l'orologio, smartphone o quel che fosse, dopo un po' si riaddormentava. E l'ultima settimana addirittura i risvegli erano stati sempre meno frequenti. Ci vedemmo altre 2 volte senza aggiungere nient'altro finché i risvegli notturni scomparirono del tutto. Un'altra ragazza che aveva una forte rabbia verso la madre aveva difficoltà a fare un compito che le avevo prescritto, le lettere di rabbia. In queste lettere avrebbe dovuto scrivere tutto ciò che le veniva, solo che trovava difficoltosa la cosa e si bloccava tutte le volte prima ancora di iniziare. Essendo straniera, pur con un'ottima padronanza dell'italiano, le chiesi in che lingua scrivesse. Ovviamente nella mia lingua madre, mi disse. Le prescrissi allora di scrivere in italiano e, qualora avesse avuto difficoltà anche così, di farlo al contrario, lettera per lettera. 2 settimane dopo disse di essersi completamente sbloccata. Dopo un primo tentativo era riuscita a lasciarsi andare, buttando fuori tutta la rabbia, avendo così finalmente la possibilità di esprimerla ed elaborarla. Lavorammo ancora per una seduta senza in realtà aggiungere un granché, come se quel tappo tolto avesse fatto fuggire via tutti i sentimenti negativi e modificare spontaneamente i comportamenti verso la madre. Sotto suggerimento di una cara collega, Paola Lancia, diedi a una persona con un problema con il bere una prescrizione molto semplice. Ogni giorno, quando avesse avuto lo stimolo a bere un bicchiere di vino, a cui lui sapeva che poi sarebbe subito seguito un altro bicchiere, poi un altro, poi un altro, poi un altro, fino a finire tutta la bottiglia, avrebbe dovuto, prima di bere, scrivere le seguenti cose su un foglio di carta. Data, ora, luogo, persone presenti, sensazione, pensieri, voglia di bere da 1 a 5, ho bevuto sì, no. Tornò dopo una settimana dicendo di aver resistito al bere, mostrandomi anche tutti i foglietti scritti e di aver scoperto che era in grado di gestire meglio di quanto potesse il bere problematica, magari, mi disse, bevendo al suo posto un bicchiere d'acqua. La terapia andò avanti per un'altra ventina di sedute, durante le quali aiutammo a consolidare questo risultato, il signore, e a moderare il proprio rapporto con il bere. A un altro signore che venne per un problema simile, chiesi quale fosse la ragione per il quale voleva moderare il suo rapporto con l'alcol. Le mie figlie prima di tutto, non sono certo un padre modello, mi disse. Gli chiesi allora semplicemente di mettere nel vano in cui teneva gli alcolici che beveva più spesso una fotografia delle sue figlie. Gli scrisse un messaggio su WhatsApp con uno smile e il testo: "Mi hai fregato" e constatò nelle sedute successive di avere molta più forza di volontà di quanto pensasse. Un ultimo caso è quello di una ragazza che soffriva di tricotillomania, a cui chiesi come avrei potuto aiutarla. Mi disse che secondo lei doveva trovare un modo per evitare di tirarsi i capelli. Chiesi con quale dita lo facesse e poi le diedi questa indicazione. Avrebbe dovuto portare con sé sempre un gatto. No, non è vero, un rotolino di scotch, e tutte le volte in cui avesse avuto la tentazione di tirarsi i capelli, se lo sarebbe dovuto arrotolare un nastro, un piccolo pezzo, attorno alle 2 dita incriminate. La volta dopo tornò dicendo che le era divenuto impossibile e via via sempre più indesiderato tirarsi i capelli e che adesso poteva farne quasi a meno. Continuammo a vederci qualche altra seduta finché il comportamento non svanì del tutto. Questo peraltro è anche il caso con cui sperimentai per la prima volta la tecnica dello scotch, che poi ho continuato a utilizzare in tanti altri casi di tricotillomania con dei risultati quasi sempre immediati.
Insomma, Giobbe Covatta direbbe basta poco, che c'è boh? La verità è che la psicoterapia non è una cosa semplice, anzi spesso è un vero casino. Tuttavia, Harry Stack Sullivan, noto soprattutto per i suoi lavori e studi con gli schizofrenici, diceva che lo psicoterapeuta dovrebbe sempre iniziare con gli interventi più semplici e solo successivamente, se questi non sono efficaci, via via aggiungerne di più complessi.